Fermati! Fuori i quattrini, se ci tieni alla pelle. Fa svelto e niente scherzi. Non ho tempo da perdere. Allora, ti decidi? Tieni. Ti ho avvertito di non fare scherzi. Voglio il gruzzolo che hai ritirato poco fa dalla banca. Come fai a saperlo? Tu chiacchieri troppo! Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Avete sentito qualche sparatoria da queste parti, ieri o stamattina? Sparatorie? Qui la gente parla col piombo. Ieri, per esempio, mentre passavo vicino al Rio Chico, lo sapete dove sta, non è vero? Mm-hmm. Ho sentito sparare. E sapete che ho visto? Ringo Brown, in persona. Ringo Brown? Credo di non sbagliare. Non credo. E in quale direzione? Comunque non vi conviene trovarlo sulla vostra strada. E se dovete proseguire vi consiglierei di passare da un'altra parte. E sapete, io ci tengo la pelle. Grazie. Arrivederci, amico. Arrivederci. Avrà voluto indicare con quella lettera. Proprio oro. Allora il vecchio ha detto la verità. Fa vedere. Zitti, sta ritornando. Non fai che scavare notte e giorno peggio di un becchino e pensi sempre che il prossimo colpo di piccone sarà quello buono. Quello che ti farà ricco. Per compagnia hai solo la fame, il freddo. I serpenti velenosi e gli avvoltoi che aspettano di affondare il becco nella tua carogna. Poi un giorno... il piccone incontra qualcosa più duro della terra, ma... più tenero della roccia. Senti un colpo. Sordo. Quasi morbido. E così l'ho trovato. Finalmente un filone d'oro. Lungo più di 30 metri. Ti servirà un aiuto per scavare il tuo oro. Che ne diresti di noi tre? Vi ringrazio, ma ho già chi mi aiuterà. È Bill, mio genero. Già, ma sei sicuro che ti darà una mano? Se tu crepassi prima di avvertirlo. Dammi del whisky. Siete veramente buoni con me, non vi preoccupate però. No, state tranquilli, vi dico. Non mi succederà niente. Ho la pelle dura e con Bill sono sicuro di farcela. È un bravo ragazzo. Come si chiamava quel tipo che non riuscì a ricordarsi dove aveva scoperto il filone d'oro? Quello che fece una brutta fine. Vuoi dire Arthur Jones? Già, proprio lui. Sembrava una belva. Si tormentò per giorni e giorni e alla fine è impazzito. In fondo se l'è meritato. Poveretto. Se si fosse confidato prima con un amico, questo non gli sarebbe successo. Siete molto buoni a preoccuparvi per me, amici. Ma a me non può capitare niente. Di tutto questo, credetemi,
Ho disegnato una mappa del mio giacimento. Sì, è qua dentro. Arrivederci e buona fortuna anche a voi. In fondo, la buona occasione può capitare a tutti, in un modo o nell'altro. Ehi, amici, vogliamo andare? Fra poco sarà notte e ci stanno aspettando al ranch. Dobbiamo guadagnarci la paga. Già, una bella seccatura. Domingo! Si ritorna a casa, Julie sarà contenta. Mi raccomando, se te lo chiede, oggi ne ho bevuti soltanto due. Noi sistemiamo quel vecchio idiota. Tu corri da Rust e avvertilo che non ci vedremo prima di stasera. D'accordo. E cavalli? Sulle mani! Avete detto che lavorate da queste parti. Come mai il cantinero non vi ha mai visto? Cos'è? Adesso vi manca la parola? È soltanto una settimana che siamo stati ingaggiati. E poi a te che cosa te ne importa? Siamo gente pacifica noi. Chi di voi è Ringo Brown? Su, voltatevi. Mai sentito nominare. Ringo Brown. Io mi chiamo Alec Winter. Siamo disposti a dividere con te tutto il malloppo. Ma certo. Lasciate stare la roba del vecchio e andatevene. Se vuoi, ti prendiamo in società con noi. Ti va? Non lo vorrai tutto per te, l'oro del vecchio. Se resti con noi, potremo diventare ricchi. Ci serve un tipo deciso come te. Metti giù il sacco. Ben ti sta, ora quella mano non ti servirà nemmeno a mungere una vacca. Correte, correte, c'è l'inferno che vi aspetta! Grazie, giovanotto. Mi chiamo Tom Carter. E io Jack Buchanan, ma gli amici mi chiamano Book, puoi farlo anche tu. D'accordo, Book. Ma te ne vai in giro senza un'arma? Diceva mio nonno, se non sei abbastanza svelto a maneggiare una pistola, farai bene a non portarla. Servirebbe solo a tirarti addosso dei guai. C'è del vero in questo. Però non dovresti andare in giro a raccontare che hai con te la mappa di un giacimento d'oro. Quel maledetto whisky. Perché non mi accompagni fino a Greenwater? D'accordo. Vado anch'io da quelle parti. Affari? Affari. Personali. Sei un po' troppo curioso. Non te la prendere. Non sono abituato a ficcare il naso nelle cose degli altri. D'accordo, d'accordo. Adesso sbrighiamoci se vogliamo arrivare prima di sera. Qui, dai, Domingo. Qui, si parte. Il cavallo di tuo fratello è tornato a casa solo. Per questo ti sei insospettito. Tanto più che sapevi che Jerry aveva ritirato il suo gruzzolo in banca. Capisco, capisco il tuo dolore e sono sicuro che riuscirai a vendicarlo. Nel frattempo non verresti con me a sfruttare il giacimento? Con uno come te mi sentirei sicuro. E saremmo soci, naturalmente. No, prima devo acciuffare Ringo Brown e portarlo alle sorgenti del Rio Chico. Quello che vuoi fare mi sembra giusto. Ammazzarlo senza pietà nello stesso punto dove lui ha ammazzato mio fratello Jerry. Ancora loro, maledetti!
Sì, Book, tutto bene. A patto che ci lasciate andare nella nostra strada, avete capito? Daccela prima. Dì al tuo amico di non fare il furbo. La sua pistola non può far niente contro i nostri fucili. Vai a raccoglierla. Vai. Posso andarmene in pace ora? Non ancora. Aspetta! Prima guarda se c'è la mappa! Non mi fido di quella maledetta carogna! Ma dove l'hai cacciata? Non la trovo! Sta in fondo, sotto l'altra roba! In fondo, in fondo! Tra poco la troverai! Cerca, cerca! Lurido porco, prega per l'anima tua, che è arrivata la tua ora. Non vale la pena di sprecare la pallottola, Tom. Non se la caverà. Anche se la sua agonia sarà lunga. Ve lo ripeto, amici, e dovete riferirlo anche agli altri. A tutti i piccoli allevatori della vallata, soltanto la nostra compagnia può garantirvi la vendita del vostro bestiame ai prezzi migliori. Solo la compagnia è in grado di anticiparvi il denaro per far fronte alla siccità. Ehi, Book! Alle epidemie. È tanto che non ci vediamo. L'hai trovato l'oro, sì o no? Ai furti di bestiame. È la Quello fa solo casse da morto. Tutti i vostri problemi. Lasciamolo perdere, portaiella. Unitevi a noi e così potrete dettar legge e imporre i vostri prezzi per un avvenire tranquillo e sicuro per voi e i vostri figli. Il signor Shannon vi esorta a conferire le vostre terre alla Compagnia della Valle. Avanti dunque! Venite a sottoscrivere la vostra adesione e non ve ne pentirete. Solo un goccetto, Tom, giusto per toglierci la polvere dalla bocca. D'accordo. Domingo, non preoccuparti per me. Hai visto, Slady? È arrivato un damerino dalla città con un cavallo guercio. È veramente buffo. Ci mancava proprio un tipo così a Greenwater. Mi piacerebbe vedere come manovra la pistola. Qualcosa non va, forestiero? Come ti chiami? Skunk. Non ti basta? Sì, ed è una grossa fortuna per te. Davvero? E perché mai? Poteva andarti peggio se tu fossi stato un altro. Peggio di come? Peggio di così! Oh.
No! Sta arrivando lo sceriffo! Bravo, bravo. Spero che la lezione sia bastata. Non ho più sete, Tom. Ci vediamo al ranch. Ti aspetto. Vieni. Chi è stato a cominciare? Domandatelo a loro. Siete una faccia nuova da queste parti. Come vi chiamate? Mi chiamo Tom Carter. Se siete venuti a Greenwater con l'intenzione di piantare grane, farete bene a filare alla svelta. Questo è un posto tranquillo. Che cosa cercate? Cerco solo un veterinario. Qui abbiamo soltanto un medico, il dottor Lassiter. Cura tanto le bestie che i cristiani. Qualcuno invoca l'ausilio della mia scienza? Vorrei che desse un'occhiata al mio cavallo. Sono $5. Su, andatevene, ragazzi. Il divertimento è finito. Via. Sì. Una pallottola di striscio. Com'è successo? Vi pago per curarlo, non per fare domande. L'infezione è troppo avanti, minaccia di attaccare anche l'altro occhio. Se siete davvero un dottore, è un'occasione per dimostrarlo. Già. Dunque non volete raccontarmi quello che vi è capitato? Fate male a non confidarvi con me. Potrei darvi utili consigli. Ad esempio? Non dovevate trattare a quel modo Skunk e Sledi. La loro mammina se ne avrà certo a male. Avete detto la loro mamma? Sì, una mammina con tanti figlioli, con ben 30 figlioli. Ah, è proprio una bella famiglia. Beh, dipende. E scommetto che la dolce mammina è pronta a sparare. Non c'è nessuno in tutta l'Arizona più veloce e più preciso di Lee Rust. Sarebbe lui, la mammina? Ecco, il mio consiglio è di proseguire per Phoenix. Là, a parte che vi salverà il cavallo, l'aria è più salutare per la vostra pelle. Ci penserò. Fatevi trovare stasera al saloon. Vi porterò una pomata per il cavallo. Ehi, Julie! Papà! Papà! Eccomi qua, figliola! Siamo a casa, Domingo. Che cosa è successo, papà? Oh, Giulia, cara. Esulta, figliola, l'ho trovato. Ci siamo, Giulia, una montagna d'oro. Abbiamo finito di soffrire, finalmente. Ma tuo marito? Bill è andato a parlare con quei farabutti della compagnia. Non mi dirai che anche lui si è lasciato intrappolare da quegli imbroglioni? Lo sai anche tu, papà, come è fatto Bill. Adesso si è accorto d'essere stato truffato e vuole recuperare il suo contratto. Ho paura che questa faccenda finirà molto male. Vado subito a cercarlo. Al diavolo questa terra miserabile. Siamo ricchi ormai. Siamo ricchi, Julie. Mi raccomando, mettila al sicuro. Tutta la nostra ricchezza è racchiusa qua dentro. Sì, certo. Andiamo, Domingo. Torna presto e non fermarti al saloon. Non avere paura, Julie. Dov'è Shannon? Dov'è quello sciacallo? Oh. Idiota. La compagnia ti ha fatto un prestito per comprare il bestiame. E tu hai perduto i quattrini a poker. Vattene, non ti far vedere. Ci prenderemo la tua terra. No, di qui non me ne vado finché non mi avrete restituito il contratto. Il bestiame che avevo lo avete fatto rubare da Rust e ora volete rubarmi anche la terra. Dov'è Shannon? No! No!
Gliele hanno suonate, eh? Chiama la musica. Che tipo è questo Shannon? Un assaduro. Non credi che io riuscirei ad ammorbidirlo? Molte altre ci hanno provato e si sono spuntate le unghie. Tu lascia fare a me. Bene. Ciao, giovincello. Ehi, hey, Pollastrella, hai la gola secca? Sono tempi di magra. Chi era? Un certo Bill Joyce, quello del Ranch K. Voleva indietro il contratto, ma ora non ci proverà più. Gli allevatori della vallata di Greenwater devono ficcarsi in testa che non possono mettersi contro di noi, perché noi facciamo i loro interessi. Sicuro? Ci penso io, signor Shannon. Ho argomenti convincenti. È per questo che ti pago. Eccolo qua, il nostro amico, è puntuale. Ho qui l'unguento per il vostro cavallo, Tom. Dovete metterglielo sull'occhio ogni sera, certo se volete salvarlo. Grazie, lo farò subito. Conoscete già la nostra Cora, a quanto pare. Le sgualdrine dei saloon si somigliano tutte quante. Beviamo qualcosa, Lassiter? Certo, grazie, sì. Jim, abbiamo un ospite. Di solito. Grazie. Lo stesso per me. È lui quel Jerry che ti sta appresso per sposarti? Io ci starei al posto tuo. Non farei tanto la schizzinosa. È un bel tipo. Non è niente male. Arrivederci, Lassiter. Whisky. Buonasera. Sorveglia Cora. Dammi da bere. Alle calcagna di Jerry. Avanti, parla! Non vedo tuo fratello da quando ho venduto il saloon di Tascosa. Me ne sono andata proprio per levarmelo dai piedi. Bugiarda. E spero di non incontrarlo mai più. Per questo puoi stare sicura. L'hanno ammazzato a Rio Chico 2 giorni fa. Jerry, ucciso. Già. E tu dovresti saperlo bene. No. Perché l'assassino l'hai pagato tu. No. Io non amavo Jerry, è vero. Non era l'uomo adatto per me. Per questo l'ho fatto allontanare.
perché la smettesse di perseguitarmi con le sue assurde proposte di matrimonio. Ma non sono stata io a farlo assassinare. È stato Jerry stesso ad accusarti. Con le ultime forze che gli restavano, prima di morire ha tentato di scrivere il tuo nome sulla sabbia del fiume. Il mio nome? Sì. Solo tu potevi sapere dei $5,000. Te lo aveva scritto. Ho visto la lettera. Quale lettera? Non so di nessuna lettera. Non ho avuto lettere da Jerry. E quando? Quando l'avrebbe scritta? Quando seppe che ti trovavi nei guai e che dovevi vendere il tuo saloon. Solo allora decise di venire qui ad aiutarti. E perché avrei dovuto ucciderlo? In questo caso Shannon era l'unico che aveva qualche interesse ad ucciderlo. Ora il locale è suo e io devo elemosinare la sua pietà per non essere gettata in mezzo ad una strada. Se quello che dici è vero, dovrai essere tu ad aiutarmi. Quella lettera segnata sulla sabbia forse non era un'accusa, ma solamente un indizio perché tu mi aiutassi a trovare l'assassino. Ringo Brown. Non ho mai sentito questo nome, ma nella banda di Rust da qualche giorno ci sono molte facce nuove. Potrebbe essere uno di loro, forse sotto falso nome. L'assassino dovrebbe avere delle banconote insanguinate. Puoi contare su di me, Tom. Però è meglio che non ci vedano insieme o potrebbero sospettare di me. Appena l'ha vista, l'ha picchiata. E dopo un po' hanno incominciato a parlare. Non perderli d'occhio e cerca di scoprire perché quel Carter si trova a Greenwater. Quell'uomo non mi convince troppo. E tu quando ti decidi a levare di mezzo quell'idiota di Bill Joyce? Al momento giusto. Sto aspettando l'occasione. Non chiedere mai al poeta quando scriverà i suoi versi. Ti risponderà che sta ancora aspettando l'ispirazione. Circolano strane voci sul tuo conto. Insinuano che non sei più lo stesso uomo, che hai perduto tutta la tua sicurezza e che sei diventato anche superstizioso. Già, da quando quella vecchia fattucchiera messicana gli lesse il futuro. Ricordati che fino ad oggi ti è andata bene, gringo, ma stai bene attento quando arriverà la volta del tuo 17° uomo. Idiozie! Credi che mi lasci impressionare dalle chiacchiere di una matta? Io penso di sì, ma se così non fosse, che aspetti allora a passare all'azione? Quell'imbecille deve essere levato di mezzo, o ci troveremo davvero nei guai. Dove stai andando, Bill? Come mai la lezione non ti è bastata? Restituisci il contratto che hai rubato. Se ci tieni a dormire con tua moglie stanotte. Una donna appetitosa e ardente come Julie meritava un marito diverso. Non un idiota ubriacone come te. Diciassette.
fatemi largo. Stai pure tranquilla. Questa volta non è toccata a lui. Oh! Ah, Tom. Già di ritorno. Ci sono stato costretto. Sto cercando Bill, non l'ho trovato in casa. Julie mi ha detto che sarebbe venuto qui ad affrontare quelli della compagnia. Che è successo? Brutto affare. Ha fatto la fine che si meritava. Chi ha sparato per primo? Bill! Riportalo al ranch. Avrà almeno il piacere di crepare nel suo letto. L'hanno ammazzato perché non voleva subire i vostri sporchi imbrogli. Farabutti! Chiudi il becco, vecchio stupido idiota. Ti senti coraggioso di fronte a un uomo disarmato, vero Rasta? Con te ho già un conto da regolare. Quando vuoi. Basta! Non voglio più disordine a Greenwater. Purtroppo è stato Bill a mettere per primo la mano alla pistola. Il caso per la legge è chiuso. Quale legge? Dei prepotenti? Tu faresti meglio a toglierti di mezzo, se non vuoi finire in galera. Mi aiuti a riportarlo a casa, Tom? Certo, Buck. Come sta? Puoi dormire sonni tranquilli. Non arriverà domattina. Bill! Bill! Aiutami. Di lì. È ferito. Il dottore. L'ha già visto. Perché non l'hai portato dal dottore? L'ha già visto. Che cosa ha detto? Calmati. Dove l'hai trovato? Piano. Fate piano. Lo sapevo che sarebbe finita così. L'ho sempre saputo. Calmati. Oh. Delle bende, presto. Sì, subito. Ecco qui. Non ti nascondo la verità, Julie. C'è da aspettarsi il peggio. Io non prenderei per oro colato le parole di quel conciaossi. Ho visto gente più mal ridotta di lui riuscire a cavarsela. È Tom Carter. Devo a lui la mia pelle. Ora deve restare completamente immobile. Altrimenti la ferita si può riaprire. Grazie per aver aiutato mio padre e Bill. Ho fatto ben poco. State tranquilla, Julie. Ora devo andare. Mi aspettano in paese. Ma tornerò presto per rivedere Bill. Ti aspettiamo. Nel saloon ci sono tre dei nuovi arrivati della banda di Rust. Sta bene attento, sembrano decisi a tutto. Grazie, Igor. Spero col tuo aiuto di poter vendicare Jerry. Ti prego, sta attento a Rust. Ha già ucciso 16 uomini, ma l'ha sempre fatta franca di fronte alla legge. Un campione della legittima difesa. Più tardi, se vuoi, puoi salire da me, dalla parte di dietro. Nessuno ti vedrà. Ah!
Ah, come sta il vostro ronzino? Come medico e veterinario fate pena, Lassiter. Beh, vi ho già dato un ottimo consiglio per salvare il vostro ronzino. Portatelo a Phoenix, l'aria da quelle parti è più salutare. Capito, Tom Carter? Si direbbe che vi state preoccupando molto per me. Che cosa state cercando di dirmi? Niente di speciale. Ma mi siete simpatico e vorrei farvi capire che Rust vi ha scritto nel suo libro nero. E perché cerca di evitarmi allora il signor Rust? Probabilmente avrà qualche altra grana o qualcosa di più piacevole di cui occuparsi. Un bocconcino appetitoso, la figlia di Buchanan, specialmente ora che Bill è spacciato. Grazie delle informazioni, Lassiter. Oneste, non vi bastano le vostre sgualdrine? Dobbiamo arrivare al ranch prima di Carter. Su, svelti ragazzi. Vorrei provare quei tuoi vestiti, Cora. Adesso è impossibile, Zenda. Te li faccio provare domani, d'accordo? È inutile che lo aspetti il tuo spasimante. Non verrà. È andato al ranch di Bill Joyce a consolare la vedova. Non sarai gelosa. Thank you.
Adesso possiamo avvicinarci. Tu. Cosa vuoi, farabutto? Vuoi sapere se Bill è morto? Vattene, assassino, sparisci. Volevo solo sapere come sta. Vuoi aggiungere un'altra tacca sul calcio della tua pistola? Sta tranquillo, qualcuno te la farà pagare una volta per tutte. Deve ancora nascere chi può farmela. Sei tu, papà? Voi? Ma che cosa volete? Mi dispiace per come è andata, ma la colpa è sua. Come sta? Levatemi di mezzo, assassino! Non vi conviene trattarmi così. Il signor Shannon potrebbe dimenticare il vostro debito con la compagnia. Se voi sarete gentile con me... Siete l'essere più ignobile che abbia mai conosciuto! Fuori! Ehi, bellezza, con le buone o con le cattive ci starai. Peggio per te. No! No! Vieni qui, bellezza. Lasciami, assassino, farabutto, carogna! No! No! Vieni. Lasciami! Ti insegnerò io a essere dolce con me. Vieni. Lasciala stare, porco. E in piedi. Butta la carabina. Sei un po' lento di riflessi, eh? Fai il prepotente solo con le donne. Se ci tieni alla pelle, non farti più vedere. E adesso levati dai piedi. Me la pagherai, te l'assicuro. La prossima volta non mi accontenterò di bucarti soltanto le orecchie. E adesso vattene e non farti vedere mai più. Non so che cosa avrei fatto senza di voi. Avrei dovuto imbottirla di piombo, quella carogna. Ma per il momento mi serve ancora vivo. E Bill come sta? Non ha ancora ripreso conoscenza. Ti preoccupa veramente questo Tom Carter? Devo sapere al più presto che cosa sta cercando qui. Non pensarci adesso. Chi è? Sono io, Raff! Entra. Così hai perso tre uomini. Eh già, sono arrivato tardi. Ma in tempo per ricevere la tua parte, a quanto pare.
E Carter dov'è? È rimasto al ranch dei Joyce. Mi pare che gli interessi la moglie di Bill. Aspetterà che crepi per prendersi la vedova. Gli hai reso un bel servizio. Vi sbagliate, ci penserò io a toglierlo di mezzo. D'accordo. Hai già un piano? Sì. Tom, vorrei parlarti. Cosa c'è? Perché non difendi la causa dei piccoli allevatori? Sarà la tua vendetta personale. Nella banda di Shannon ci deve essere l'assassino di tuo fratello. E allora? Ho parlato con Dayton e con Mills. Anche loro sono stati truffati. Se è così, perché non hanno dato una mano a Bill? Hanno visto come hai fatto fuori quei tre al guado. Tom, hanno deciso di non sopportare più le prepotenze di Shannon. Quello che ci manca è un vero capo. Va bene. Tenetevi pronti. Salve a tutti. Dammi da bere. Ehi, faccia da scimpanzé. Che cos'è questa roba? Ti hanno pagato per avvelenarmi? C'è qualcuno tra di voi che abbia una briciola di fegato? Eh? Perché non ti spieghi se ci tieni ad uscire di qui con i tuoi piedi, straniero? Non sto parlando con te. Offro $200 a chi mi dirà dove si nasconde quel verme di Tom Carter. Allora? Tremate tutti a sentirlo nominare. Io non ho paura. Mi capiterà davanti prima o poi e lo darò in pasta agli avvoltoi come ho fatto con suo fratello. Tornerò domani all'alba e avvertitelo. Io mi chiamo Ringo Brown. Ringo Brown! Pensa un poco, ora se quei $200 facessero gola a qualcuno. Devo avvertire subito Tom. Cosa è successo? È arrivato Ringo Brown. Ha offerto $200 a chi gli darà tue notizie. Devi lasciare subito il paese, Tom. Che cosa c'è, Tom? Tornate da Bill, Julie. Allora si è fatto vivo lo sciacallo. Che tipo è? Alto, magro, vestito di nero. Sai dove posso trovarlo? Ho molta paura, Tom. Ti aspetta domani mattina, all'alba in paese. Se io fossi in te, lo aspetterei qui, Ringo Brown. Mio padre ha ragione, Tom. Qui voi potete almeno contare su di noi e sui nostri amici. Su di voi. Se Tom è nei guai, lo è proprio per colpa vostra. No, grazie. È una questione personale. Voi non c'entrate affatto. Ma Tom, noi staremo nell'angoscia mentre voi da solo... Tom non è Bill. O pensate già che potrebbe prendere il suo posto? Non capisco che cosa vogliate dire. Smettila, Cora. Vi chiedo scusa per lei. In questo momento la cosa più importante è vendicare la morte di Jerry. Fa come hai deciso, Tom, e che il cielo ti aiuti. Grazie, Buck. Ti sono grato per quello che hai fatto, Cora, ma adesso torna subito in paese. Ma, Tom, se io volessi avvertirti che... Hai già corso troppi rischi, Cora. Ormai è una questione personale fra me e Ringo Brown.
sei tutto? No, ma ho un conticino da regolare con lui. Intanto, stanotte prenderò il suo posto. Avanti, non fare storie, squadriglie! Ti sveglierà domani mattina. Devi andartene, sei in pericolo. Non avrò paura, se tu mi resterai sempre vicino, Tom. Che ci fai in camera mia? In camera tua? Che ore sono? Hai dormito bene? Che cosa vuoi? Sono venuta a farti compagnia. Mi dispiace, Cora. Non puoi uscire. Ho detto che non puoi uscire. La parte che ti era stata assegnata l'hai già recitata ieri sera. Tom Carter, vieni fuori! Maledetta cagna bastarda! Ah!
Voglio vederti in faccia, lurida iena, prima di accopparti. No, non sparate. Io non sono Ringo Brown. E non ho mai visto vostro fratello. Allora dovevi servire da esca, eh? Chi ti ha pagato? Adesso servirai a me, poi andrai all'inferno. Volete uccidermi? No, non sarò io ad ucciderti. Ora farai quello che ti dico e ricordati che ti tengo sotto tiro. Adesso mi dirai tutto, se non vuoi che ti ammazzi.
Ma io non so niente. Tu niente. Dici? Allora vuoi deciderti? Ne va bene. Ti costringerò a parlare. Parla. Che aspetti? Cominciamo dalla lettera di Jerry. Chi l'ha presa? Allora, vuoi deciderti a parlare? Non farmi male. Ho capito. Preferisci rimanere spregiata per sempre. La lettera l'ha intercettata Shannon. Io non so altro. Chi è Ringo Brown? Non l'ho mai visto. Credimi. So che doveva prendere il denaro che Jerry aveva ritirato. E per questo è stato ammazzato. Dove si nasconde ora Ringo Brown? Devi credermi, io non lo so. Lo vedremo. Non ho mai dubitato neanche un secondo che ce l'avresti fatta. Avevi ragione tu. Era una trappola. Ma da questo momento non avrò pietà per nessuno. Bill, come sta? È ancora vivo, ma non so per quanto. Entrate. Che ve ne pare? È una brutta faccenda. Ci sono dei feriti? C'è lavoro solamente per il becchino. E Carter? Li ha giocati ancora una volta. È un osso duro, c'è da pensarci. Sarà un bel guaio cercare di mettere a tacere questa storia. Se avete bisogno di me... No, grazie. Dovrò fare da solo. Sceriffo, io starei in guardia. Ho l'impressione che Shannon ci rimetterà le penne. Cerco un medico per un poveraccio che ho trovato poco fa. Vi costerà $5. Perché siete voi con Chelsea? Vediamo di che si tratta, eh? Ecco, venite con me. L'ho messo dentro al carro. Ecco, venite. Sembra che sia stato morso da un serpente velenoso. È grave? Per quello che ne so io, è spacciato. Che sapete di lui? Ben poco. Nel delirio ha detto cose senza senso. Un sacco di parole smozzicate. Ha detto parole incomprensibili. E il nome gli avete chiesto come si chiama? È la prima cosa da fare in certi casi. Il nome. E di chi? Di quell'uomo. Ah, del ferito. Ma se lo conoscono tutti, mi fate perdere la testa. Si chiama Ringo Brown. Siete sicuri? Ecco, Ringo Brown. Ha continuato a parlare della mappa di un giacimento d'oro. E nominava un certo Buchanan. Lo conoscete? Mi sentite? Sì. Quel poveraccio ha dei parenti a 10 miglia da qui. Quei Buchanan, bisognerà avvertirli subito. Forse faranno in tempo a vederlo ancora vivo. Io ho già fatto la mia parte. Devo proseguire subito per Tucson. Non potreste occuparvene voi. D'accordo, ci penso io. Portiamolo a casa mia. Dobbiamo agire subito. È tutta colpa tua se ci troviamo nei guai fino al collo. Ringo Brown me la pagherà.
Ancora ti illudi che torni con i quattrini? Dovevi occupartene personalmente di questa storia. E con la tua trovata del falso Ringo Brown, adesso lo hai messo in guardia. Che cosa aspetti ancora? Ho bisogno di qualche giorno. Devo trovare una dozzina di uomini disposti a tutto. Ho l'impressione che tu voglia aspettare che Bill Joy sia crepato. Ancora tremi quando pensi alla predizione di quella fattucchiera messicana. Se aspettiamo ancora, Tom Carter potrà organizzare tutti gli allevatori che sono contro di noi. Norast, il tempo ci è nemico. Bisogna agire. Subito, oggi stesso. Va bene. E se fallisci ti aspetta la forca. D'accordo, contate su di me. Avrai il resto quando Carter sarà crepato. Salve, sono venuto a vedere come sta Bill. Vorreste forse portare la buona notizia a Rust? Ah, ho deciso di lasciare Greenwater. Un medico ha diritto di vivere in un posto dove la gente conserva ancora la sana abitudine di crepare di malattia nel proprio letto. È meglio non farlo entrare. È venuto a spiare per conto di quei pendagli da forca. Venite pure. Ha avuto febbre alta? Non molto. Capisco. Allora? Per me è ancora in pericolo di vita. Purtroppo ha quella pallottola in corpo. Non si potrebbe provare a distrarla? È un'operazione delicata. Non posso decidere così su due piedi. Venite, ho una cosa interessante per voi. Avete percorso un sacco di strade inutilmente e avete ucciso per compiere la vostra bella vendetta. Ho giurato a me stesso di non fermarmi finché mio fratello non sarà stato vendicato. Voglio vedere la vostra faccia quando vi accorgerete che avevate già incontrato Ringo Brown, il vero Ringo Brown, senza sapere che era lui. Ecco qui il vostro uomo. Mi sarete grato del servizio che vi ho reso. Chi mi assicura che è proprio lui? È stato lui, Ringo Brown. Nel delirio. Ringo Brown. Avanti, dimmi! Dimmi chi ti ha pagato per uccidere mio fratello! No, no, non volevo ucciderlo. È stato lui che ha sparato per primo. Dimmi chi ti ha pagato! Parla! Rust. Rust. È spacciato. È stato un serpente a fare la vostra vendetta. Beh,
Ora posso andarmene. Quello che ritenevo il mio dovere l'ho fatto. Non riuscirete a fare molta strada. Mm? Guardate. Presto, al riparo. Era meglio se pensavo solo a me stesso. Ormai siete in ballo. Non siete armato? Ho lasciato la pistola sul calessino. Tenete questo. Sapete usarlo? Sì. Possiamo rimanere qui a fare il tiro al bersaglio. Tu sorveglia la finestra. Tu rimani con Bill e non muoverti, vai. Voi sfrangate la porta. Almeno questo saprete farlo, no? Devo aiutarli. Va tutto bene, Tom? Tutto bene, Buck.
Provate a sparare, io vado da quella parte. Settesimo, sporco sciagallo. L'ho colpito. Ah, certamente, Bill. Hai tolto di mezzo un farabutto. Hai fatto la tua parte. Sei stato davvero in gamba. Tom!
Ho avuto tanta paura, Tom. Ho fatto tardi, ma sono felice di ritrovarvi tutti sani e salvi. Ti ringrazio ancora. Da oggi comincia una nuova vita per noi. E anche per loro. Addio, Boo. Arrivederci, Tom. Ricorda, ho sempre bisogno di un socio.